Appello. Thank you.
era optato per prendere delle vie comunque di questi compagni, perché siccome la gestione di Sicilia con le armi sono si può fare solo un comune e hanno una situazione superiore a 50 abitanti, allora siccome se sono obbligatori la realizzazione del comune superiore a 50 abitanti o comunque quando prendono una situazione economica superiore a 50 abitanti, se era optato già direttamente per le prende categorie come comune superiore a 50 abitanti, che comunque non è che cambia tanto, nel senso che con 100 categorie erano più dettagliate, più spacchettate le voci che erano essere inserite. Poi questi clienti che sono diversi? No, sì, va bene, però è un po' diverso. Ora, dare il parere favorevole su questo emendamento non è che non si può dare favore, nel senso che poi va a dare a essere in conflitto con l'altro punto dove abbiamo spesso parere favorevole, quindi o l'altro punto poi non funziona che si deve rifare o l'altro punto è dove ci sono dei yeah.
batta 100.000 euro come assicurazione. Questo solo questo, cioè, non potrà fare se batta sul bilancio italiano. E allora, siccome è un intervento sociale, no, ci sembrava giusto caricarlo sui dati contribuenti, ma caricarlo sul conto generale. Quindi, vuol dire un intervento sociale, ecco, allora, che ti lo metto? Sui 5 emendamenti, sul conto generale, non sul bilancio. Favorevole. Interpelliamo pure la professoressa De Monti. Favorevole.
è contrario perché abbiamo espresso, ho espresso il parere favorevole su un oggetto dell'altro, non lo ricordo. Punto 3, è stato espresso il parere favorevole sull'argomento iscritto al numero 3 dell'ordine del giorno. Se il Consiglio decide invece di adottare 21 categorie anziché 30, il parere è favorevole. Yeah.
già la voce del centro sociale. Thank you.
Categorie utenze non domestiche. Voce 25. Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, genere. Benissimo, sono e quando noi parliamo della distinzione tra 21 e 31 categorie, l'oggetto dell'emendamento a cui faceva riferimento la consigliera Corcevica. Nelle 31 categorie che noi andiamo a individuare, sono queste o sono altre? Perché se sono queste c'è, e quindi il problema è c'è. Che significa? Come che significa? Queste sono le categorie che non hanno messo. In questo caso una categoria che dovrebbe aggiungere, per quello che pensare non si sono sentite, non è l'articolo 14. Sì, ma poi con la categoria c'è l'abbattimento dei principali nostri stati. Ho capito, ma che c'entra questo? Nel caso che la tua scuola è la produzione, scusate, non categorie commerciali ci sono. Qua dice percentuale di riduzione della superficie per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali. E questa è la categoria che stiamo parlando. È giusto che questa. La macelleria è chiaro che produce anche rifiuti speciali. Questa è solo. Prevalentemente rifiuti speciali. Vedi, siamo all'interno di questa tipologia. Essendo all'interno di questa tipologia, visto l'emendamento che ha presentato il consigliere La Rosa, che dice di innalzare la soglia di implementare la soglia di esenzione di integrazione, io voglio capire qual è il motivo ostativo alla formulazione del parere, visto che inserito nelle 31 categorie produce la macelleria, certo il produce rifiuti speciali la convenzione. Quindi voglio capire rispetto a questa cosa se è possibile acquisire un parere, visto che abbiamo chiarito che sta dentro le 31, l'articolo 14 dice queste cose, e la macelleria come noto produce rifiuti speciali. Quindi dico, favorevole oppure che facciamo? Stiamo semplicemente parlando di innalzare la soglia. Stiamo semplicemente parlando di portare una previsione che ha implementata col solito meccanismo della Allora, vediamo. Reitera l'emendamento
Ma non si può fare così, neanche.
gruppo di minoranza poteva anche al ritardo chiamare il segretario e fare l'appello e sapere per rispetto nei confronti dei consiglieri ora siamo rimasti. Ora siamo alla palla d'osso che dopo aver atteso un'ora e mezza con pretesto siete un piede. Io penso che questo è il punto di vista politico, istituzionale e del rispetto. Del rispetto sia inaccettabile. Se noi poi vogliamo parlare di collaborazione, di venirci incontro, mi sento anche rimproverare dei colleghi perché ho presentato gli emendamenti in forma scritta. E questo è la normale direttiva. E poi ci siamo arenati e scoppia il caso, ce ne andiamo per un emendamento presentato dal vostro gruppo. Sono disarmato di fronte a questo comportamento. Però mi prendo atto proprio non viene finanziario importante. Prendo atto, Presidente, del comportamento che lascio dire alquanto grave. Dal punto di vista rispettoso nei confronti di chi è rimasto qua oltre i tempi. Allora dovremmo a questo punto tagliare la testa a tono e dire che l'emendamento è una rosa, in quanto come previsto dal regolamento all'articolo 20 non è presentato in forma scritta, non è presentato al Consiglio Comunale, quindi non è necessario che il suo emendamento e andiamo avanti. Parere, non dà luogo a valutazione contabile. Esprimo parere, non
Sorry.